quest'anno la mostra collettiva, come nei due anni precedenti, è dedicata ai lavori dei nostri alunni del liceo artistico. Noi siamo particolarmente onorati e orgogliosi della presenza sul nostro territorio delle scuole superiori, l'artistico, lo scientifico, l'albertiero e il nautico, diretti dalla dirigente professoressa Carmela Cafasso, che è qui, per la quale invito tutti a fare un grande applauso. La nostra riconoscenza come personale dell'amministrazione della città nei suoi confronti è altissima per l'impegno e per i risultati che questa scuola sta ottenendo e che sono diffusamente noti. Quindi la nostra gratitudine nei confronti della dirigente è ampia. Il tema di questa nostra mostra collettiva, dove tutti i ragazzi dell'artistico hanno avuto modo di, durante l'anno scolastico 2020-2021, di osservare le bellezze di Maratea, di conoscerle e di trasformarle in un progetto e quindi in un dipinto, farla diventare un'opera d'arte. Quindi loro hanno visto le nostre bellezze e le hanno immaginate con i loro occhi, quindi il tema di questa nostra mostra collettiva attraverso i miei occhi. Quindi vedere è il primo passo verso la conoscenza. Per un artista la conoscenza è la base per esprimere un sentimento attraverso le competenze artistiche, perché le competenze possono essere di tipo pittorico, di tipo scultoreo, a seconda delle tendenze che ciascun artista ha e rispetto alle tematiche che gli artisti tengono, ma soprattutto ai soggetti, se sono le persone, se sono paesaggi, se sono delle statue. Voi avete modo di vedere i quadri di questi nostri ragazzi che ci riempiono di orgoglio, perché devo dire grazie anche a tutto il corpo docente, perché sono proprio loro che riescono a stimolare i ragazzi e a estrarre da ciascuno di loro la parte migliore e quindi ad esprimere e consolidare quelle che sono le loro conoscenze e ad affinare, a spiegare, far conoscere, apprendere le tecniche pittoriche. Quindi la nostra riconoscenza va a tutti i docenti del liceo artistico, un applauso a tutti i ragazzi dell'artistico, perché il nostro futuro sono i nostri ragazzi, la nostra migliore espressione sono loro e sono convinto che puntare sui nostri ragazzi, dare il contributo come amministrazione sia un dovere civico, perché assistere nel momento della formazione è il dovere che l'amministrazione locale ha, a prescindere dagli obblighi. È un'impostazione che noi ci siamo data dal primo anno, siamo felici di continuare su questa strada. Ringrazio tutte le ragazze del servizio civile per il lavoro che faranno, perché questa mostra si può tenere grazie all'impegno delle ragazze che saranno sempre presenti e pronte a dare l'accoglienza e a illustrare le bellezze di questi quadri. Quindi passo la parola alla dirigente che sicuramente ci vuole dare un saluto. Grazie. Grazie. Ringrazio tutti, ringrazio in primis il sindaco e l'assessore alla pubblica istruzione Valentina Trotta che hanno nei riguardi della nostra scuola veramente un'attenzione particolare. Lo dico ogni volta, però non è mai abbastanza. La nostra scuola viene coinvolta in uno scambio veramente quasi alla pari con l'ente comunale e con un arricchimento reciproco, proposte che vengono dall'amministrazione che noi raccogliamo, iniziative dell'amministrazione che ci vengono poi date e ci danno l'occasione di emergere, di uscire fuori, perché la scuola non ha senso se tutto ciò che viene prodotto e realizzato dai nostri alunni resta chiuso all'interno delle quattro mura, anche se sono di più. È il terzo anno che stiamo partecipando a questa mostra nei vicoli di Maratea, che dà appunto l'opportunità ai nostri piccoli, ai nostri giovani artisti, perché i ragazzi che frequentano il liceo artistico sono dei veri e propri artisti. Qualcuno di loro un domani potrà
esporre in altri luoghi. Certamente questa esposizione dà prestigio al loro operato e rende merito a quello che è stato il lavoro nel loro percorso di studio nel nostro istituto. Sono 2 anni che purtroppo la scuola risente di queste, della didattica a distanza, delle chiusure, delle aperture, però i nostri ragazzi sono riusciti, nonostante i percorsi diciamo a singhiozzo di presenza a scuola, a realizzare delle opere degne da essere esposte nei vicoli di Maratea, quindi in un luogo prestigiosissimo. Io ringrazio i docenti, non solo i docenti di arti figurative, il professore Casconi e la professoressa Ferrara, che materialmente guidano i ragazzi in queste attività appunto del disegno, della realizzazione figurativa, ma anche gli altri docenti che, lavorando insieme, facendo corpo, hanno a cuore il liceo artistico di Maratea, che sta pian piano prendendo sempre più forza. Io oggi sono andata a vedere, riusciamo di nuovo a fare questi 2 corsi e a portare avanti una realtà che è importantissima, perché sì, è rappresenta, è fisicamente collocata a Maratea, ma raccoglie l'utenza in un bacino molto molto ampio, ragazzi che arrivano dalla Campania, dalla Calabria, dall'interno della Basilicata, che frequentano la nostra scuola. Quindi questo mi rende ovviamente orgogliosa e ringrazio, ripeto, i docenti che, prendendosi cura degli alunni, fanno in modo che la scuola viva. Il professore Sisinno, che vedo qui, che è il responsabile, il mio referente nel liceo artistico, il collaboratore, il professore Limongi, la professoressa Guarino, la professoressa Giordano, la professoressa Petrillo, la professoressa Indellone, adesso io ne dimenticherò sicuramente qualcuno, ma sono tutti docenti che di indirizzo hanno a cuore appunto le sorti del liceo artistico di Maratea. Il più grande però ringraziamento lo faccio a voi ragazzi, che hanno materialmente realizzato questi quadri, e anche a voi ragazze che vi occuperete come volontarie di avere cura di queste opere, perché queste sono delle opere che sono catalogate nel nostro liceo, sono patrimonio del liceo artistico e resteranno a disposizione dell'istituto per altre mostre. In questo c'è, attraverso i miei occhi, diciamo che è la prosecuzione di un concorso che c'è stato quest'anno al liceo artistico, che ha visto anche appunto l'assessorato della pubblica istruzione presente, in cui i ragazzi del nostro liceo hanno rappresentato quello che è stato appunto il periodo di quarantena, di chiusura del Covid, come lo hanno visto loro. In quel concorso noi abbiamo visto come i ragazzi avevano questa visione, diciamo, molto più positiva, ottimistica rispetto alle nostre. In ogni opera c'era la via di uscita da questo periodo. Oggi sembra appunto la realizzazione di una di quelle opere. Oggi vederci qui, sicuramente in una situazione abbastanza più tranquilla di quella che abbiamo lasciato già solo un paio di mesi fa, tutti insieme ad ammirare le opere dei nostri ragazzi, ci fa ben sperare che questo brutto periodo stia veramente terminando. Io vi ringrazio tutti, sono certa che queste opere saranno apprezzate dai turisti qui a Maratea, che frequenteranno ovviamente, che visiteranno Maratea durante tutta l'estate, alle ragazze che si occuperanno volontari, le ringrazio ancora una volta, dico abbiate cura di questi lavori, perché sono stati fatti da ragazzi come voi, insomma, che è un po' più piccoli di voi, ma che frequentano la nostra scuola. Ringrazio anche il comandante, che anche lui ci fa sempre sentire la presenza a scuola. Qualche alunno ex alunno, Francesco, che è diplomato quest'anno, però anche lui è sempre propositivo e
promuove proprio il nostro liceo. L'ho incontrato l'altro giorno, gli ho detto mi raccomando di continuare ad essere testimone di quello che viene realizzato nella nostra scuola. Il presidente della Pro Loco che è sempre presente a tutte le nostre iniziative. La scuola, quando fa rete con le istituzioni locali, acquista forza. Noi siamo partiti, questo è il mio quarto anno adesso qui a Maratea, siamo partiti veramente pian piano, quasi timidamente, per poi arrivare a quest'anno che forse contro ogni aspettativa stiamo veramente, veramente realizzando tantissimo. 15 giorni fa abbiamo inaugurato la fontana, è un altro bellissimo lavoro realizzato dai nostri alunni. Oggi inauguriamo questa mostra, ma l'abbiamo già inaugurata lo scorso anno, 2 anni fa, e dobbiamo farla ogni anno, deve essere un appuntamento oramai costante, perché questo ci dà anche lo stimolo per arricchire la nostra produzione di nuovi quadri, nuove opere, e quindi speriamo di continuare. Grazie Sindaco. Della stazione dei Carabinieri per la sua presenza, Biagio Calderano e Vittorio Zaccaro per aver voluto immortalare anche questo momento e quindi arricchire il patrimonio fotografico delle immagini del nostro territorio, la storia raccontata con le immagini. Quindi grazie a voi, grazie per Franco De Marco che è presidente della Pro Loco, che è sempre qui e disponibile, ma la dirigente scolastica lo ha espresso bene, a tutti i docenti di nuovo un riconoscimento ai ragazzi. Adesso invito l'assessore.